L'impresa è conclusa, Liu Kang. Lord Raiden? Chiamami soltanto Raiden. Ti sei mostrato degno di prendere il mio posto come nuovo protettore della Terra. Quando tornerà a vivere? Ne sono onorato, Raiden. L'onore è solo mio, Lord Liu Kang. Le sabbie del tempo ormai ti appartengono. E sta a te soltanto plasmare una nuova storia. Il destino di tutti i regni nelle mie mani? Raiden, non posso farcela da solo. Ti offrirò consiglio finché le mie spoglie mortali lo permetteranno. Ma sono certo che tu sarai all'altezza. Allora vediamo di iniziare insieme. Fermati, Liu Kang. Ci porterai alla rovina. Shang Tsung! Nightwolf, fuggì! A cosa... Interrompi la magia, se non vuoi distruggere la Glessir. Anche qui, agli albori del tempo, non rinunci a menzogne e inganni. Non ti daremo ascolto. Sconfiggendo Kronika, avete distrutto la sua corona. Senza di essa non è possibile riavviare il tempo. La Glessidra andrebbe in frantumi, e tutti i regni andrebbero persi per sempre. Fujin, dice il vero? Ogni singola azione di Kronika era volta a preparare la sua corona. Non avrebbe mai riavviato il tempo senza usarla. Tu come fai a saperlo? In cambio del nostro aiuto, Kronika ci ha offerto un ruolo nella sua nuova era. Per aver rifiutato, ci ha relegato in un vuoto al di fuori del tempo. Abbiamo assistito agli eventi prima dell'assedio della fortezza, ma senza poter intervenire. Ma poi Kronika è stata uccisa. Il sigillo del vuoto si è infranto e noi siamo fuggiti attraverso la Glessidra. Visto che conosci così bene la Glessidra, come mi consigli di riavviare il tempo? Usando la corona. La corona è distrutta? Nel nostro presente, ma non nel nostro passato. E anche se io non posso riavviare la storia senza la corona? Puoi comunque inviare qualcuno nel passato di questa linea temporale. Capisco. Devo tornare all'istante prima della morte di Kronika e cambiare l'esito della battaglia, in modo che la corona resti intatta. Sarebbe un rischio troppo grande da correre. Kronika non deve ottenere la corona. Altrimenti non abbiamo alcuna garanzia di uscirne vincitori. E allora che cosa suggerisci, stregone? Suggerisco di inviarmi nel passato, per rubare la corona dalla mia isola, prima che Kronika chieda a Cetrion di recuperarla. Quindi la consegnerò a Lord Raiden, e insieme sconfiggeremo Kronika. Con la corona e la Glessidra sotto il nostro controllo, potremo riavviare la storia senza rischi. Perché diamo ascolto a questa serpe? Perché questa serpe ha lottato al fianco di Kronika e adesso ne conosce i segreti. So quel che dico. E tu? Non ha tutti i torti, Raiden. Fujin, parliamo? Perché mai hai deciso di tradire Kronika? Le sue promesse di grandezza non erano abbastanza? Mi trattava come se fossi un suo suddito e non quale suo alleato. Mi aveva relegato a un ruolo di semplice contorno. Dovevo solamente raccogliere le anime per la sua corona. Una volta concluso il mio compito, lei mi ha tradito e non ha esitato a gettarmi nel vuoto. Le tue lamentele non mi ingannano, Shang Tsung.
Allora confida nel fatto che abbiamo un obiettivo in comune: spezzare il controllo di Kronika sui nostri destini. Prima o poi avremo interessi contrapposti. Questa alleanza è solamente temporanea. Non mi illudo certo del contrario. Comprendo bene tutti i tuoi timori, ma non abbiamo altra scelta. Ma i rischi, Liu Kang? Saranno tutti ripagati. Non dire nulla, Nightwolf. Dunque seguiremo il tuo piano, Shang Tsung. Io resterò qui e azionerò la clessidra. Ma Nightwolf e Fu Jin verranno con te per controllarti. Il vostro aiuto è apprezzato. Verrò anch'io. No, Raiden. Ho bisogno del tuo consiglio. Abbi fiducia in Fu Jin e Nightwolf. Se c'è qualcuno di cui mi fido, quello sei tu, fratello. Tenterò di riportarvi alla cronofusione. Dovreste avere il tempo di recuperare la corona prima che Cetrion la consegni a Kronika. Il tuo ottimismo mi consola. Come custode del tempo, sono alle prime armi, Nightwolf. Che il grande spirito possa proteggerci. Avete sofferto a lungo per mano di questo impostore, ma sono tornato e prometto che vi salverò dalla sua follia! Solo io posso ricostruire l'impero. Tutti i mondi tremano dinanzi a me e da preda al regno esterno tornerà conquistatore! Non era altro che un mostro orrendo. Esattamente come te, padre. In che momento ci troviamo? Subito dopo la cronofusione, direi. La battaglia tra Kotal e Shao Kahn. No, guardate! È molto più tardi. Questo è il duello fra Kitana e Shao Kahn. Allora abbiamo poco tempo. Andiamocene in fretta. Se alterassimo l'esito di questo scontro, Cetrion potrebbe ottenere la corona ancora prima. E condannarci per sempre. Andiamo! Yeah!
Siamo scappati senza che ci vedessero. Shang Tsung! Forse no. Dove ti eri nascosto? Da quando ti intrattieni con i terrestri? Non sono affari che ti riguardano, Collector. Esaudire i desideri di Shao Kahn è nel mio interesse. E pagherà profumatamente per te. Siamo in troppi, Collector. Ne sei sicuro? Viviamo davvero in tempi bizzarri. Per quale motivo dei terrestri dovrebbero proteggere Shang Tsung? Abbiamo lo stesso obiettivo, battere Cronica. Dunque, sarete compagni nella morte. Fight! Grazie, grande spirito. Kitana ha sconfitto Shao Kahn. È sempre stato tutto fumo e niente arrosto. Forza! Andiamocene via mentre la folla è distratta. No! Siamo già arrivati più tardi del previsto. Raggiungiamo subito l'isola e prendiamo la corona senza perdere altro tempo. Il fatto che ci abbiano visti al Colosseo rende questa opzione impraticabile. Gli alleati di Cronica nel regno esterno le diranno di noi. Se ora andiamo dritti all'isola, rischiamo di cadere in un'imboscata di Cetrion. E non siamo in grado di sconfiggerla. Non da soli. E chi può aiutarci? Non possiamo reclutare nessuno senza alterare gli eventi di questa linea temporale. Sindel. Sindel è una Revenant. Ma può essere riportata in vita. E lei non riveste alcun ruolo nelle battaglie che verranno da questo momento in avanti. Possiamo coinvolgerla senza però modificare gli eventi. Dubito fortemente che Cronica riuscirà a prevedere una mossa di questo tipo. Era l'imperatrice di Shao Kahn, spietata almeno quanto lui. Questo perché lui l'aveva corrotta. Quella che riporteremo in vita noi sarà la Sindel originale, quella dall'animo nobile. E se falliamo? La Sindel che conosco io ha sconfitto i campioni della Terra in una sola battaglia. Se Nightwolf non si fosse sacrificato, li avrebbe sterminati tutti. Lei rappresenta l'unica garanzia di vittoria che abbiamo su Cetrion. Sindel è imprescindibile. Immagino che rianimarla sarà una passeggiata, vero? Niente affatto. Possiamo sanare il suo corpo con il Jinsei della Terra, ma per liberare la sua anima dall'incantesimo di Quan Chi servirà la sala dell'anima del regno esterno. Hai un altro piano, Nightwolf? Più efficace? Prova solo a tradirci, stregone. E sei un uomo morto. Da dove iniziamo? Dalla Terra, per avere accesso al Jinsei. Shang Tsung, Fu Jin e Nightwolf sono stati avvistati al Colosseo. Questo com'è possibile? Non dovrebbe esserlo. Chi viene gettato nel vuoto non può più sfuggirne. Ma se Shang Tsung stava... Me ne rendo conto, Geras. Prendi Frost e trovateli.
Dobbiamo capire da dove e da quando arrivano. Questo dovrebbe bastare. Voi due andate pure. Io resterò a fare la guardia alla grotta. Il tuo aiuto non è necessario. Sono davvero ottime. Gli Shaolin nascondono un lato diabolico. Detto da te è un gran complimento. Senza dubbio. Nightwolf, Shang Tsung, avanti! Kronika desidera parlare con voi. Non ha futuro, Frost. L'abbiamo visto. Schierati dal lato giusto della storia. L'unico lato per me è quello di Kronika. Nella sua nuova era io ho già un posto garantito. Fight! Non c'è nulla di garantito, Frost. Finito con lui. Sono eterno, Fujin. La mia forza e la mia volontà sono infinite. Nightwolf che ho affrontato. Tu sei di certo il più feroce. Ed è per questo che il grande spirito ha voluto me come prescelto. E ti confermi speciale. Nessuno era mai sfuggito al vuoto. Fight! Proprio necessario. Per prendere tempo. Dobbiamo liberarcene prima che si svegli.
Mugin, evoca il vento! Dove l'hai portato? Nel regno del caos. Ci penserà Avik a tenerlo impegnato. Andiamo al regno occulto. Ci resta poco tempo per trovare Sindel. C'è traccia di Sindel. In realtà la cosa non mi stupisce affatto, visto che lei non ha partecipato alla difesa della fortezza. E che ruolo aveva? Se è un'arma tanto formidabile. È possibile che... Grande spirito. Cosa c'è? Il mio Revenant. Sento che è qui vicino. Il grande spirito non ti può salvare. Portateli al Tempio delle Ossa. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Ma dove siamo? Nel Tempio delle Ossa di Shinnok. L'aggressione di Raiden al nostro signore non resterà certo impunita, Fujin. Preparati a pagare per i crimini di tuo fratello. Sindel, ti vedo in forma. La morte ti fa bella. Sei il solito adulatore, Shang Tsung. Sarà un vero piacere dare la tua anima in pasto a Lord Shinnok. Mentre tu, Nightwolf, avrai il privilegio di una sofferenza senza pari. Pretendo solo il meglio per l'uomo che è stato in grado di uccidermi. Dovevo salvarti. Oggi cercherò di rimediare. Puoi uccidermi, Sindel. Non senza eliminare anche il mio Revenant. Non ho nessuna intenzione di ucciderti. Come disse una volta Raiden a Lord Shinnok, esistono destini molto peggiori della morte. Fight! Non riesco a immaginare un destino peggiore del tuo. Ah!
Adesso morirai per mano tua. Colpendomi ferisci te stesso. Il mio sacrificio salverà Imatoka. Kronika non nutre amore per il nostro popolo. Il grande spirito è un impostore. Ci ha condannati tutti quanti. Kronika è il nostro futuro. Fight! Kronika non può essere la risposta. Oh! Shang Tsung, fermo! Possiamo salvarlo! Lui mi ha ferito. Se muoio, saremo sconfitti! Stregone! Io... No, Nightwolf. Shang Tsung deve vivere. Sei felice ora? Sto bene, Nightwolf. A te non deve interessare nient'altro. Smettetela voi due. Dobbiamo correre alla sala dell'anima. Allora muoviamoci. Sperando che Shiva sia disposta ad aiutarci come presumo.